Io vorrei dire che quest'anno l'Accademia, con i suoi collaboratori, con tutti, ce l'ha davvero messa tutta per far diventare questo premio Cecco Ragazzi un vero e proprio progetto educativo. Vorrei appunto infatti cominciare questa serata presentandovi brevemente i lettori uniti del Cecco che quest'oggi saranno qui per leggere alcuni brani dal libro di Erminia Dell'Oro e per spiegarvi brevemente che cosa sono. A novembre abbiamo formato un gruppo di 20 ragazzi delle scuole superiori della provincia di Pistoia che sono stati formati da alcuni operatori coordinati da il regista Calogero Armato, ma con l'aiuto di esperti come Ilaria Tagliaferri della rivista Liber Database, come Emanuela Trinci, Massimiliano Barbini, con vari altri operatori, per leggere ai bambini più piccoli, leggere proprio a voi. Abbiamo fatto un primo stage nella scuola di Tobiana a Montale e le immagini e i filmati sono stati già messi in internet. Questi ragazzi continueranno il loro stage nell'ospedale del Cecco, nel reparto dei piccoli degenti, perché è proprio come diceva Don Milani, gli uomini, nessuno educa nessuno, gli uomini si educano insieme. Quando appunto ricordava prima anche Maria Stella Rasetti il discorso che dobbiamo sempre pensare a che cosa è stato per noi il nostro passato, la nostra infanzia, la nostra, e proprio questi ragazzi hanno cominciato a leggere ai ragazzi più piccoli partendo proprio dai testi che per loro erano importanti, le fiabe, le storie, facendo anche, e poi dopo andando a cercare qui in biblioteca con l'aiuto anche degli altri operatori, cercare quei testi che davvero potessero approfondire il loro primo leggere, eccetera. Quindi ne è risultata un'esperienza molto interessante. Abbiamo avuto proposte di stage formativi da altre associazioni, perché abbiamo fatto appunto questo progetto in collaborazione con altre associazioni, e quindi li vedrete presto anche nelle vostre scuole. Ma a questo punto vorrei, per introdurre Erminia Dell'Oro, che ci leggesse un breve brano dal libro Dall'altra parte del mare. Circa 15 anni fa, un ragazzo inquieto e avventuroso, che aveva la passione degli atlanti geografici, decise di lasciare Lecco, la cittadina lombarda in cui era nato, e di partire per l'Africa, che allora era davvero un continente lontano e misterioso. Il ragazzo, che si chiamava Carlo e aveva 23 anni, era diretto in Congo, ora Zaire, ma la sua nave si fermò per più di un mese nel porto di Massawa, in Eritrea, nell'Africa orientale. Carlo decise di non proseguire il viaggio e di stabilirsi in quel paese, che era divenuto una colonia italiana. Erano tempi in cui alcuni paesi occidentali, soprattutto la Gran Bretagna, la Francia e l'Olanda, avevano colonizzato paesi in Asia, in Africa e in Australia. A Massawa il clima era molto caldo e Carlo preferì salire sull'altopiano, dove c'era, a quasi 2500 metri di altezza, un paese che poi divenne la splendida città di Asmara. Carlo, che era mio nonno, fu incantato dalla luce e dai colori di quei luoghi e dalla affabilità e dalla dignità della gente. Si sposò con una ragazza italiana di passaggio ad Asmara ed ebbero dei figli, fra i quali mio padre, che ha sempre considerato l'Eritrea una terra. Io sono nata e vissuta 20 anni in Eritrea, in un piccolo mondo in cui convivevano persone di paesi e religioni diverse. Eritrei, italiani, arabi, indiani, greci, armeni. Un mondo che mi ha arricchito. Avevo amici che andavano a pregare nella chiesa cattolica o nella chiesa ortodossa o in sinagoga o nella moschea. La libertà e la pace sono un diritto fondamentale per ogni paese e il popolo eritreo voleva, giustamente, l'indipendenza. Uomini, donne, ragazze e ragazzi giovanissimi hanno combattuto la più lunga guerra di liberazione africana durata 20 anni.
hanno scavato una città sotterranea per difendersi da bombardamenti. Hanno costruito sentieri segreti tra le montagne. Finalmente è arrivato il giorno più bello della loro storia, quello della liberazione. Nel 1993 nasceva lo Stato libero dell'Eritrea e anch'io vivevo ad Asmara, fra i canti, le danze, le emozioni della gente nelle strade, i giorni più belli della mia vita. Per introdurre la scrittrice che è qui accanto a me. Mi sembra di capire che questo attacco è un attacco autobiografico, no? Io intanto saluto, ecco, ringrazio, sono molto felice di essere qua in questo bellissimo giorno che peraltro è il primo giorno di primavera ed è il giorno mondiale della poesia, quindi tante coincidenze, sono grata per questo premio perché scrivere, prendere un premio in cui sono coinvolti molti ragazzi è davvero una grandissima emozione. Per cui vi ringrazio moltissimo, ecco questa sì, è stata letta molto bene, ringrazio la lettrice, la prefazione di questo libro che introduce appunto il viaggio di una bambina eritrea con sua mamma in una di quelle barche di cui si vede poi spesso la terribile sorte e volevo proprio cercare di avvicinare i bambini a una storia vera in modo che si potesse capire. Io peraltro non voglio aggiungere altro se non che sono veramente felice di vedere poi tanti bambini, tanti ragazzi e questo mi dà, diciamo, la forza e lo stimolo soprattutto per continuare a scrivere. Voglio dire anche che sono molto felice di vedere sempre quando vado nelle scuole bambini di altri paesi perché io appunto sono vissuta tra bambini di paesi diversi, di religioni diverse, non c'erano assolutamente problemi e se io non avessi avuto questa esperienza così ricca, ecco forse non scriverei, ecco, alcuni libri che scrivo. Per cui grazie e auguri a tutti. Guarelli per fare alcune considerazioni e porre una domanda a Erminia. Io vorrei più che fare considerazioni perché puoi restituire la propria esperienza di lettrice quando si leggono le storie raccontate dagli altri, per quanto possa essere anche in qualche modo un mestiere, ma porta sempre anche molto di personale. E io vorrei invece invitarvi proprio a entrare nelle storie di Erminia. Sono qui, ho visto che la biblioteca ha anche acquisito gli ultimi, quindi ha arricchito il suo patrimonio e l'ha messa a disposizione. Penso di aver trovato, leggendo le storie di Erminia, questo invito a non sottrarsi, questo invito ad esserci, questo invito a fare diventare esperienza quello che succede e che ci succede. Quello che succede intorno a noi ci riguarda, ci coinvolge, può diventare una storia, anche la nostra storia, se non rimaniamo semplicemente a guardare. E nel caso non possiamo far altro che rimanere a guardare, perché a volte le storie sono più grandi di noi o non ci vedono neanche, almeno provare a capire e raccontarsi, raccontare quello che si è visto è già un modo per provare a capire, per non sottrarsi alla ricerca di senso che poi è il motivo di ogni storia, compresa quella che mettiamo al mondo ogni giorno, che è come viviamo. Devo dire che più che cercare le storie io, come spesso succede, sono le storie che arrivano da me. Ecco, sì, e raccontare le storie vere, no? Perché poi quando si dice, sento dire, la mia vita è un romanzo, no? Ogni vita può essere un romanzo, in ogni vita ci sono diversi accadimenti. E a me sembra, cioè io
appunto, come ripeto, sono arrivate a me delle storie vere. Quando io volevo scrivere di bambini abbandonati in Eritrea dai genitori italiani che avevano avuto bambini con donne eritree e poi se ne erano andati, continuavo a pensarci finché è arrivata una ragazza, senza che io l'avessi mai contattata, a raccontarmi la sua storia, che era una storia molto amara, veramente di lei e di suo fratello vissuti piccoli in Eritrea, una vita completamente diversa da me, che era una bambina molto più fortunata, una bambina di emarginazione, vista male dagli italiani, vista male dagli eritrei. Ecco, per cui gli ho chiesto se potevo raccontare la sua storia, l'ho raccontata, così come ho raccontato la storia dei miei amici ebrei, che è appunto tutta una storia drammatica durante le persecuzioni a Milano, i loro cugini sono morti ad Auschwitz. E ovviamente sì, bisogna cercare, certo, soprattutto se poi le storie, cioè, ascoltare la storia, scriverla, è anche una grande responsabilità, no? Anche verso i protagonisti, per cui per me è una grande sofferenza, devo dire una grande fatica, più che inventare, no? Se non metto un libro per bambini piccoli, oppure mi è capitato di scrivere qualcosa anche usando molto l'immaginazione, cioè è un grande coinvolgimento, però io non sono loro, ecco, per cui diventa faticoso, però mi sembra che attraverso una storia vera, ecco, io cerco di tentare attraverso una storia vera di restituire tante storie vere. Quella è la storia di quei due bambini, ma di quei bambini ce ne sono migliaia. Ecco, la storia di Nino Molo e della sua famiglia durante la Shoah, cerco di scrivere storie vere, e ovviamente nonostante la storia sia pronta, perché mi viene raccontata, anche se poi uno scrittore qualcosa di suo ci mette, però bisogna davvero, è faticoso cercare un equilibrio ed è una grandissima responsabilità. Però poi sono contenta, e in genere sono contenti anche i miei protagonisti, diciamo. Grazie. Bene. Allora, dopo aver sentito tutte le parole di Erminia Dell'Oro e di Giuseppe Guarenti, vorrei chiamare quindi da me Asia Balzano, che è stiamo parlando di Erminia. Che cosa hai fatto? Che cosa hai recensito? Quale libro hai recensito? Dall'altra parte del mare. Il libro di Erminia Dell'Oro. Allora, ti ho chiamato perché hai vinto. Allora, hai vinto il primo premio per la classe, appunto, delle recensioni scritte. Dall'altra parte del mare è il titolo del libro che ha riempito le mie giornate, fredde e noiose. La narrazione di un lunghissimo viaggio, la cui protagonista è una ragazzina. Dall'Africa all'Italia, su un gommone con più di 20 compagni e nessuna garanzia. Un viaggio che noi, ragazzi viziati, abituati al calore delle nostre quattro mura di casa e al comfort dei nostri divani, non segneremo neppure di affrontare. Un viaggio riservato ai più coraggiosi e alle persone piene di speranza. Doti che la protagonista, la nostra eroina, dimostrerà di avere. Ritengo sia un libro ricco di contenuti significativi, capace di scavare dentro e far vibrare il corpo di noi. Molti riterrebbero l'avventura della protagonista banale e direbbero in più di 20, in son gommone, in mare aperto, ma chi glielo può fare? Magari anche con un pizzico di ironia, così, senza riflettere. Non è facile in certe realtà dove c'è guerra e povertà riuscire a vivere. Ed è per questo che migliaia di persone scappano, per avere nuove possibilità e darne propri figli. Non è un'avventura divertente, piena di sorprese, come quella che organizzano i villaggi turistici per gli albergatori. Non è un gioco, ma è un rischio. Vorrei che dicesse qualcosa, visibilmente emozionata, da questa veramente... Davvero, ci hai veramente toccato un cuore con queste tue riflessioni.
Io sono veramente molto emozionata, per cui ti ringrazio moltissimo. È stata veramente fatta da una... quanti anni hai? Da una ragazzina di 15 anni, una recensione così intensa. È davvero così, così sentita, no? La differenza appunto tra la bambina che attraversa il mare, come oggi tanti bambini muoiono dal rio, e la bambina che invece vive qua, protetta nella sua casa. Io sono davvero molto emozionata e questo è stato uno dei più grandi premi di oggi. Per cui grazie, grazie veramente. E avevo sentito prima, credo che Asia sia veramente su una bellissima strada. Grazie, grazie davvero. Grazie. Adesso vi do il buon libro. Grazie. Erminia Nell'Oro vince il premio Ceppo Ragazzi per l'infanzia e l'adolescenza 2012. Una narratrice di infanzie per l'infanzia, ma non solo, e non di un mondo soltanto. La vita è un ponte stretto e le storie aiutano ad attraversarlo senza troppa paura, recita la sapienza rabbinica familiare a Erminia Nell'Oro. Delle sue storie ha fatto ponti tra culture, paesaggi, popoli, sentimenti del vivere, esistenze meticce, tra l'Eritrea e l'Italia, le sue due patrie, raccontando anche il nostrano e poco indagato colonialismo fascista. In un italiano piano, traslucido, evocativo, ha tessuto e lanciato storie e ponte per mettere in comunicazione deserti e pianure, strade che vanno, si interrompono e vanno di nuovo, mari che sanno di stare tra due sponde, vite perseguitate e in fuga, mai ferme e mai arrivate, esistenze a più voci e a più fili, alcuni che si spezzano, altri che si ricongiungono, e poi volti, legami, filialità e fratellanze, uniche e plurali allo stesso tempo, solitudini e comunità, traumi, catastrofi ed esili, ma anche arie, sogni, pensieri che nessun confine può fermare. La lingua che Erminia trova è forte, di uno sguardo fedele, attento, fuori di pregiudizio, capace di illuminare quanto di proteggere il mistero, come se il suo raccontare prendesse alimento da una torbiera fantastica in cui culture diverse, ebraica, eritrea, italiana, tigrina, araba, indiana, greca, armena, hanno depositato sedimenti fecondi e generosi. Erminia, reporter di guerre e di pace, cronista e narratrice militante, racconta la vita con la forza mite e pacifica di chi c'era e non è stato alla finestra. Il suo è il raccontare del testimone, di chi era per strada, di chi non si è tirato da parte, ma ha continuato a camminare accanto agli altri, trovandosi magari a tenere per mano i più piccoli e i più deboli, nella speranza che le vite siano vivibili e che ci facciamo consapevoli che questa vivibilità sta anche nelle nostre mani. Consapevoli anche di come le ascoltiamo, le piccole vite dentro la storia, di come le raccontiamo, perché non si smarriscano, perché ci aiutino a non smarrirci. E come il nonno della protagonista di Dall'altra parte del mare, ormai un piccolo classico della letteratura per l'infanzia e che premiamo qui, impariamo a seppellire ogni sera il giorno che se n'è andato sotto un fiore. Vorrei chiamare il presidente dell'Accademia Giuliano Livi e il presidente onorario Vittorio Bracchi qua per premiare Erminia Nell'Oro. È venuto il momento, Vittorio, di premiare
premio per l'infanzia e l'adolescenza. Quando 56 anni fa, 58, hai fondato questo premio che adesso ci hai onorato di darci quasi in eredità, ma anche in sorveglianza, come dire, bisogna stare attenti, no? Bisogna con gli angeli custodi. Allora, che effetto ti fa questa platea di ragazzi? L'effetto è questo: tanti anni fa ero un giovane, non dico come voi, un anziano, ma insomma ero un giovane. Oggi sono un giovane maturo e con questo vado avanti con i miei quasi 90. Ringrazio gli organizzatori, i presidenti. Consegna il premio a Erminia, Giuliano, invece Giuliano Livi, che è con due parole. Divertitevi, fate sport, fate tutto quello che volete, ma leggete, perché leggere è un conforto. Non date retta all'apprendimento, sì, è fondamentale anche apprendere mediante la lettura, ma fondamentalmente è un conforto. Trovare i vostri pensieri in un autore è meraviglioso, ma forse è bello anche al cinema trovare in un regista un nostro pensiero, in un'opera d'arte, in un quadro, ma anche e soprattutto nella lettura. Quindi leggete. Chiamare l'assessore di area docenti per consegnare questo piatto, bellissimo piatto in ceramica invetriata, manifattura di Faenza, che abbiamo fatto realizzare proprio come simbolo del nostro premio. Il nostro ceppo è emozionante, soprattutto quando sono coinvolti anche i ragazzi, per questo è veramente un premio bellissimo. Io sono carica di emozioni, ringrazio anche l'amica e bravissima sensibile scrittrice Giusy Quarenti, le dicevo che rischio di buttarmi la testa con una splendida motivazione che ha fatto, ringrazio tutti voi del premio e vedere davvero questi ragazzi è per me oltre una grande emozione, una grande gioia, ma anche un grandissimo, grandissimo stimolo. Per cui grazie ancora, io sono davvero molto commossa e emozionata. Grazie.